Non solo la zona della Rampigna, ma un progetto ben più ampio di un'area che racchiuda la storia di Pescara dall'epoca romana a quella bizantina fino al Medioevo, tardo Medioevo e oltre. L'appello è del comitato che si è costituito ad Occa, la soprintendenza del comune di Pescara. Massimo Paladini, presidente Italia Nostra Pescara e portavoce del comitato, parla anche alla luce dei 20 milioni di euro del PNRR. Allora, noi 2 mesi fa abbiamo assistito ad una conferenza stampa della sovrintendenza, ospitata presso il comune, che illustrava una ipotesi di fattibilità. La prima richiesta è di avere le carte, di poter valutare questa proposta nel dettaglio, perché è stata una illustrazione soltanto orale. La seconda questione importante è che, da quello che abbiamo capito, il progetto che si presenta è introverso, cioè guarda soltanto la questione archeologica all'interno dell'area, mentre la grande occasione che questi ritrovamenti determinano per Pescara è proprio il ripensamento di un'intera zona di Pescara, che va, per farmi capire, dal cinema Massimo alla ferrovia compresa, perché ci sono dei resti anche oltre la ferrovia, e comprenda almeno fino al fiume, perché noi dobbiamo tendere a realizzare un grande parco urbano e archeologico, dove cioè convivano non solo i resti che sicuramente si troveranno, ma un parco per tutti i cittadini, che comprenda quest'area, quantomeno come primo stralcio, ma che poi si estenda anche all'area della Questura, dove ci sono altri importanti ritrovamenti. Questo è il momento. Perché? Perché il Piano Nazionale di Resilienza ci permette di accedere a dei finanziamenti e loro vogliono farlo. La sovrintendenza e il Comune accetta. Ecco, noi vorremmo che si ribaltasse questo rapporto. Il Comune deve fare sua questa grande progettazione urbanistica ed archeologica insieme, e naturalmente spingere verso gli obiettivi che sono di comune, diciamo, apprezzamento, perché la città effettivamente ha vissuto questi ritrovamenti con grande interesse. Quindi noi vogliamo più chiarezza sul progetto e soprattutto un protagonismo del comune, al quale non negheremmo naturalmente la nostra collaborazione, in funzione di una spesa che è importante, significativa, ma che cambi le sorti di quella parte della città e non ci presenti un'aiuola, per capirci, ecco, dove c'è dentro un po' di storia. Sarà uno scavo di anni dove potremo coinvolgere ricercatori anche internazionali, le nostre università, insomma una risorsa, non un lusso che ci permettiamo.